Mazzara, rapimento Denise Pipitone, una nuova testimonianza e la speranza si riaccende. Campobello provoca un incidente e scappa, poi aggredisce i carabinieri 43enne manette. Mazzara si cerca il 62enne Angelo Landino, si è allontanato lunedì scorso da una comunità. Mazzara, variante urbanistica bocciata nel 2018 per il tardo eccesso di potere del Consiglio Comunale. Calcio e eccellenza al via, tempo di presentazioni, casa Mazzara e Mazzarese. Benvenuti al TG Vallo Prima Pagina. Con il nuovo testimone al quale ha fatto cenno ieri l'avvocato Giacomo Frazzitta si allarga il campo delle nuove indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Il servizio. Come pubblicamente dichiarato ieri dall'avvocato Giacomo Frazzitta, c'è dunque un nuovo testimone che si è inserito nella drammatica ed intricata vicenda del rapimento della piccola Denise Pipitone. Un nuovo testimone sul quale ovviamente vige il massimo riservo, così come sotto completo silenzio rimangono allo stato attuale gli eventuali esiti delle nuove indagini avviate mesi addietro dai magistrati della Procura di Marsala, più che mai intenzionati ad arrivare comunque ad un punto di verità dopo ben 17 anni nel corso dei quali non si è purtroppo riusciti a dipanare l'intera matassa. Un nuovo testimone intanto che va ad aggiungersi alla lunga lista di persone già convocate ed ascoltate in procura in questi ultimi mesi, anzi per la maggior parte persone riascoltate dopo che all'epoca della scomparsa di Denise Pipitone erano state interrogate dagli organi investigativi con la sottoscrizione di proprie dichiarazioni che ora vengono, per così dire, ristudiate e messe a confronto con le nuove risposte di questi mesi alle domande della procura. Una ricostruzione meticolosa degli inquirenti, di ogni singolo atto, di ogni singola parola scritta o pronunciata da quanti in un modo o in un altro sono rimasti nel tempo coinvolti, a torto o a ragione, nella scomparsa di Denise lontano 1° settembre del 2004. E stando alle indiscrezioni, sarebbe davvero lunghissima la lista di persone interrogate e riascoltate dai magistrati, mentre da ogni parte si ripetono quasi ogni giorno gli appelli a collaborare, a farsi avanti e ad avere coraggio nel fornire finalmente degli elementi concreti per l'accertamento dei fatti. Due, allo stato attuale, le persone iscritte nel registro degli indagati. Per il resto non rimane che attendere che dal lavoro dei magistrati emerga finalmente la verità e che finalmente si diano delle risposte certe ai tanti misteri che in questi lunghissimi 17 anni hanno trafitto il cuore di Piera Maggio e di Piero Pulizzi. Ha provocato un incidente e poi è scappato. Un 43enne è stato arrestato dai carabinieri a Campobello di Mazzara. Sentiamo. Provoca un incidente e scappa, poi si scaglia contro i carabinieri che nel frattempo lo avevano raggiunto a seguito di una segnalazione. Protagonista della vicenda è stato un 43enne mazzarese che l'altro ieri è stato tratto in arresto dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo. L'uomo dovrà rispondere dei reati di violenza e resistenza al pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto attorno alle 20:30. Allorquando l'uomo, nei pressi della via Selenunte, perdeva il controllo della propria autovettura causando un incidente stradale coinvolgendo tre auto parcheggiate. L'auto condotta dal 43enne finiva la propria corsa contro un palo di illuminazione che a seguito dell'impatto cadeva rovinosamente a terra, per fortuna non colpendo alcun passante. Nonostante quanto accaduto, il 43enne è scappato con la propria auto per le vie del centro cittadino, ma poco dopo è stato rintracciato e fermato dai militari dell'arma, nel frattempo allertati. Alla vista dei carabinieri, l'uomo si è scagliato contro i militari con calci e pugni, ma in pochi attimi è stato bloccato e quindi arrestato. Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato sottoposto a giudizio direttissimo dinanzi al giudice, che lo ha sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Una persona si è allontanata lunedì scorso dalla comunità alloggio per disabili Il Sorriso di Mazara. Si tratta del signor Antonio Landino, di 62 anni, l'uomo originario di Palermo, dell'altezza di circa 1,70 m, stempiato e di corporatura robusta. Al momento dell'allontanamento indossava una maglietta a maniche corte di colore nero, pantaloni lunghi di colore grigio con tasconi laterali, scarpe chiuse di colore nero, occhiali da vista e borsello nero. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento dell'uomo è invitato a avvertire carabinieri, polizia, guardia di finanza, comando di polizia municipale di Mazara. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Domani alle ore 10, nel rispetto delle normative anti-Covid, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del viale principale del Porto Nuovo ai marinai d'Italia. Alla cerimonia interverranno le autorità civili, militari e religiose, interverranno anche le rappresentanze delle associazioni combattentistiche d'arma, i Cavalieri d'Italia e alcuni gruppi di marinai d'Italia provenienti dalla Sicilia occidentale, oltre al delegato regionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. La nuova denominazione del tratto di viale del Porto Nuovo, compreso tra la rotatoria del lungomare Fata Morgana e la banchina Ammiraglio Francese di Mazara, è stato deciso con determina del sindaco Quincio, accogliendo una specifica proposta dell'Associazione Marinai d'Italia. Il Consiglio Comunale di Favignana, nel corso della seduta del 31 agosto, ha approvato all'unanimità la mozione proposta da Forza Italia, integrata dalla maggioranza, che chiede alla Regione Siciliana il ritiro della delibera che di fatto azzera il sostegno al trasporto degli studenti, ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione. Ora il governo Musumeci ascolti e corregga l'errore, prosegue il sindaco Egadino. Noi come amministrazione comunale faremo di tutto per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente del Massimo Consesso Civico Egadino, Emanuela Serra. Ci occupiamo adesso del progetto di realizzazione di un impianto di rifornimento in via Bessarione a Mazara. Il Consiglio Comunale nel 2018 aveva bocciato la proposta di una variante urbanistica. Il TAR Sicilia ora ha annullato la decisione del Consesso Civico, che dovrà tornare a esprimersi sulla vicenda. I particolari nel servizio. A distanza di 7 anni non è stata ancora detta o scritta l'ultima parola sul progetto di realizzazione di un impianto di rifornimento in via Bessarione, che nel 2018 l'allora Consiglio Comunale di Mazara del Vallo ha bocciato, respingendo la relativa variante urbanistica. Una vicenda iniziata nel 2014 con la presentazione del progetto da parte della società Gravel Business e che ora registra un colpo di scena. Il TAR Sicilia, infatti, con propria sentenza pubblicata appena qualche giorno addietro, ha annullato la delibera del Consiglio Comunale risalente a febbraio 2018, che bocciava appunto la proposta di variante. Nelle prossime settimane, quindi, il massimo consesso civico dovrà tornare ad esprimersi sulla vicenda. Gli stessi giudici amministrativi, si legge nella sentenza, hanno evidenziato come la necessità che il Consiglio Comunale si ridetermini sull'istanza di parte ricorrente comporta l'impontatezza allo Stato dell'ulteriore domanda volta al risarcimento del danno formulata nel ricorso. Dunque, al momento, niente risarcimento per la società che si è vista bloccare di fatto il progetto, anche se il Comune di Mazara è stato condannato al pagamento delle spese legali quantificate in 2.100 euro. La vicenda, come si ricorderà, è complessa. E in più sedute di consiglio se ne parlò con numerosi dubbi sollevati da vari consiglieri comunali sul progetto, sulla sua locazione e sulle distanze da altre attività commerciali. Dubbi poi sfociati nella bocciatura dell'atto, nonostante il parere favorevole dagli organi preposti, in particolare quello dei Vigili del Fuoco. A tal proposito,
Per il giudice del TAR, il Consiglio Comunale avrebbe in maniera illegittima revocato in dubbio la validità dei pareri resi dagli organi proposti, intervenendo su profili che appartengono alla specifica competenza delle altre amministrazioni intervenute in sede di conferenza dei servizi. In pratica, per il TAR si compicurebbe una sorta di eccesso di potere da parte del Consiglio Comunale. Quindi un nuovo colpo di scena, una vera e propria patata bollente sulla quale il Consiglio Comunale Mazzarese dovrà tornare ora ad esprimersi nelle prossime settimane. Approvato dalla Giunta Comunale di Edice il progetto esecutivo di realizzazione del prolungamento della via Garraffa alla via dei Pescatori e dalla via dell'Università alla via Rodolico, i lavori per l'importo complessivo di 743.000 euro sono previsti nell'ambito del contratto di valorizzazione urbana finanziato dai fondi nazionali del Piano Nazionale per le Città. Si tratta di un intervento che riteniamo non soltanto strategico ma anche urgente nell'ottica della riqualificazione complessiva del quartiere San Giuliano, hanno dichiarato la sindaca Daniela Toscano e il vice sindaco Gianni Mauro. Va in pensione il comandante della Polizia Locale di Trapani, Mario Bosco. In occasione della visita a Palazzo Dalì, il sindaco Tranchida si è congratulato per le tante azioni poste in essere nel corso degli anni al fine di garantire l'ordine in città, nonostante un organico ridotto. A Mario Bosco il ringraziamento per aver prestato un lungo e apprezzato servizio al comando della Polizia Locale. L'ispettore Solina e il vice comandante facente funzioni. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Sono 104 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Trapani, per un totale di 18.310 da inizio pandemia. Il numero degli attuali positivi cresce ancora. Oggi sono 2.558 contro 2.489 di ieri. Risale la curva anche a Mazara, che oggi conta 399 positivi contro i 377 di ieri. Per fortuna non si registrano decessi oggi in provincia, mentre i guariti e negativizzati sono stati 35 per un totale di 15.388 da inizio pandemia. Continua a salire anche il numero dei ricoverati. Oggi sono 80 contro i 78 di ieri, di cui 8 in terapia intensiva. Questa è la situazione nei comuni: Alcamo 340, Busseto 5, Calatafimi 21, Campobello 131, Castellammare 92, Castelvetrano 258, Custonaci 38, Edice 155, Favignane e Gibellina 19, Marsala 313, Mazara 399, Paceco 34, Pantelleria 106, Partanna 15, Petrosino 21, Poggiorreale 1, Salaparuta 4, Salemi 82, San Vitolo Capo 28, Sant'Aninfa 41, Trapani 361, Valderice 68, Vita 10. L'ufficio Messi del comune di Mazara ha reso noto che sono in giacenza le tessere elettorali dei neomaggiorenni che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 dicembre 2021. Gli interessati per il ritiro delle tessere elettorali possono recarsi presso l'ufficio Messi, che si trova al piano terra del Palazzo dei Carmelitani. Ed ora lo sport e calcio, è tempo di presentazioni per Mazara e Mazarese, impegnate entrambe quest'anno nel campionato di eccellenza, il servizio. È tempo di presentazioni per il Mazara e la Mazarese, le due formazioni della città pronte a disputare il prossimo campionato di eccellenza di calcio. Inizieranno i gialloblu del presidente Davide Titone e di mister Dino Marino, che si presenteranno ai tifosi domani pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in programma alle 17.30 presso la sala ricevimenti Serena. Per l'occasione verrà presentata la squadra e lo staff tecnico di mister Marino. Si terrà
avverrà invece domenica mattina alla conferenza stampa di presentazione della squadra di calcio della Mazzarese del presidente Giampiero Giacalone e di mister Giovanni Iacono. L'appuntamento in questo caso è alle 9.30 nella terrazza del ristorante Trattoria Il Cozzaro. Lunedì 6 settembre invece alle 10.30 presso la sala conferenze della sede del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti il presidente regionale Sandro Morgana presenterà la stagione sportiva 2021-2022. Contestualmente verranno resi noti i calendari dei campionati di eccellenza, promozione e serie C1 di calcio a 5, oltre alle linee guida della stagione sportiva. Per quanto riguarda il calcio giocato, la Mazzarese affronterà l'Unitas Sciacca nel ritorno del primo turno di Coppa Italia dopo lo 0-2 casalingo di domenica scorsa, mentre il Mazzara farà il suo esordio stagionale sempre in Coppa contro il Marsala di mister Riccardo Abbenante. E test per il Marsala di Riccardo Abbenante che martedì ha affrontato in allenamento congiunto al provinciale di Erice il Trapani di mister Moschella. L'allenatore lillibetano ne ha tratto quanto di meglio ha potuto da una squadra giovane che deve ancora crescere dal punto di vista delle trame di gioco e a cui servono alcuni puntelli nella rosa in vista della prima vera prova stagionale di Coppa Italia domenica contro il Mazzara di mister Dino Marino. La Folgore Calcio Castelvetrano e il Castelvetrano Selinunte hanno raggiunto un accordo di collaborazione. L'accordo voluto da entrambe le società come scopo principale la valorizzazione dei giovani e la gestione della categoria juniores. Ed ora vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito. Arrivederci.